Buon salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Qui è Simone che vi parla. Oggi è 1° settembre, non ci tagliheremo la testa, ma bensì faremo questo nuovo video. Questo nuovo video andrò a parlare di quella che è stata la mia estate. Estate che si è suddivisa in 3 parti. Le ultime 2, che sono quelle valide che mostrerò qui, e la prima che non mostrerò perché mi sono focalizzato a fare quelli che sono stati i tre esami che ho dato a luglio, fondamentali per poter superare l'anno. La seconda e la terza parte invece sono state molto importanti. Ho fatto 2 viaggi. Il primo viaggio è quello che ho fatto con i miei compagni di squadra. Abbiamo deciso di andare a fare questo viaggetto a Corfù. Ragazzi, sono stati 9-10 giorni di sfasciamento totale. Lasciamo stare, vedete nei video. E prima di far vedere tutti i video vorrei ringraziare tantissimo, vabbè, a parte tutto il gruppo, ma soprattutto il mio amico Marco Mirra, che mi ha aiutato tantissimo perché mi ha prestato la sua Xiaomi i4K. E per la terza parte invece sono andato a fare il mio solito tipico viaggetto con i miei genitori al solito villaggio Black Marlin Crab, un villaggio molto bello che si trova fra Palinuro e Camerota. Non voglio parlare tutto il tempo, quindi partiamo con le clip. Sei color, vero? Questo non lo perde. Sì, sì. Ci stiamo preparando per la notte, loro smettono qua, sono 4 letti, una piazza e mezza. Adesso mi monto il cuscino e io invece mi metto là giù perché cassa l'aria condizionata e siamo qua. Non voglio guidare, io voglio dormire. Sono 1:25, mi trovo all'interno della nave. Abbiamo scoperto da dove proveniva il rumore. Vedete quanto è bello, diciamo, vedere tutto. Però dietro, che ovviamente voi non lo vedrete, ma adesso se... Da questo momento in poi non ho altre clip. Perché? Che cosa è successo? Sono partito con 38 di febbre e di conseguenza sulla nave con l'aria condizionata stavo malissimo. Non riuscivo più a riprendere. Compreso il lasso di tempo che andava dal porto all'aeroporto, dove ho completamente delirato. E quindi niente, diciamo questa parte è un pochino saltata e mi rifarò. Buongiorno. Mario, com'è andato questo viaggio? Molto difficile, stancante, pieno di scomodità. Come è stato il viaggio? Una mazzata ambrosia. Esattamente. Non abbiamo chiuso occhio, aria condizionata regolata su circolo polare artico. Aggiornamento delle 10:30, stiamo aspettando che ci danno la casa. E il problema è che non abbiamo né motorini né macchina. È picchiato un bro cazzo! No, no, no. Allora ragazzi, com'è stato questo primo giorno? Sicuramente stancante. Soprattutto dopo la nottata era passato una mattinata difficile. Molto difficile, sì, tutto a posto.
Guarda, era molto difficile. Io ho delirato. Cercare la stazione del bus, aspettare il bus. Alla condizione d'alta parte. A meno 3 gradi. Ah, pitto male. E mi volare... che abbia fermato la polizia. Comunque è successo meno di 24 ore fa. No, 24 ore fa. Allora, ma stiamo parlando di qua fuori. Vabbè, comunque è una giornata molto piena. Più che di vacanza, direi di stress. Però un obiettivo penso si possa vedere. Cioè, l'ho raggiunto. La nostra Picanto. La bella macchina dietro, sudata. Chissà se arriverà a fine settimana. Illegale. Soprattutto illegale. Vabbè, questo anche il mezzo là dietro, un altro mezzo che... Cioè, fa parte anche lui. Grande. Fa parte anche lui dal gruppetto. Vabbè, stasera ci divertiremo. Sono sulle spalle, penso facciamo un po'... Poca roba. Però domani partiremo con una giornata all'insegna del mare. Del divertimento. Io domani forse faccio un bagno pure sott'acqua. il primo perché oggi è stata cosa Sara che ci importuna qui, c'è una cosa importante figlio, Vabbè, ci vediamo questi giorni. Per la prossima giornata.